Benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. Ebbene sì, questa volta vedete direttamente le buste, così peschiamo un po' random insieme, curiosiamo nelle buste della spesa direttamente e come abbiamo fatto nell'ultima volta. Come ben sapete, noi andiamo a fare la spesa, cioè dico noi ma mamma va, ogni 10-15 giorni. Infatti non andavamo a fare la spesa da 10 giorni. Il supermercato che andiamo sempre è Eurospin. Io inizierei dalla busta più grande, che è questa qui, oh. Eccola qui. Allora vi allontano un po', altrimenti non vedete. Allora, come prima cosa vedo le melanzane. Eccole qui, oh. Vabbè, eccole qua, bellissime. Poi, ma devo dire la verità che la verdura di Eurospin ci piace. Ah, finalmente mi ha preso lo yogurt greco, madonna, raga, stavo veramente a secco di yogurt greco. Ha preso questo qui della Pathos Land, scadenza 6 maggio, quindi perfetto. Yogurt greco 0% di grassi, perché c'è anche quell'altro lì che non è 0%, che è tutto blu. Comunque mi ha preso tre confezioni. Comunque, raga, fatemi sapere se vi piace di più una tipologia così, oppure che già c'è tutto sul tavolo. Poi ha preso questo qui, Bifidus Fibre, della sempre Pathos Land. Questo qui piace a mia sorella perché è con avena e noci. Poi, quest'altro qui, yogurt magro, fragole e fragoline di bosco. Ah, secondo me è buonissimo. Dell'Amo Essere senza lattosio. Secondo me è buono. Non so, io ho letto fragole, fragoline. E infatti ha preso due confezioni di fragole, eccole qui, oh. Sapete che io le amo, ma raga, queste fragole dell'Eurospin sono buonissime. Ok, ha preso una confezione di uova, perché comunque nel periodo di Pasqua abbiamo consumato quasi tutte e due vaschette di uova, quindi ha preso una confezione. Poi un po' di affettato, offerta speciale. Infatti, se avevo visto dal volantino che stava in offerta, ha preso tre confezioni di fresche fette. Questo qui, petto di pollo, sono buone a volte quando è la scadenza 23 maggio, a volte quando non si sa cosa fare, super super utili. Poi ha preso, vabbè, queste sapete ormai, in ogni settimana o ogni 10 giorni che va a fare la spesa ci deve stare le fettine di scamorza per la pizza. Poi pancetta affumicata. Preso un po' di affettato pure così. Ok, ha preso la brezaola. Questo che cos'è? Ah, questa è una burrata, ha preso una burrata, una confezione di insalata Bonduello, che anche a me ultimamente, oh, mi sta piacendo molto l'insalata, a volte la sera, nella piadina. Poi, Tremolini ha preso la pasta, questa qui, bronzo, grano italiano, mezze maniche rigate, eccola qui. Poi ha preso una cosa che, raga, voi nel mio svuota la spesa, perché veramente, raga, sono anni e anni e anni che non le prendevamo. Infatti non c'è mai stato il mio svuota la spesa, e sto parlando dei Brussels, cioè, raga, mai presi, sono anni. Pensate che ho aperto il canale da 2 anni e non li avete mai visti, perché non li abbiamo mai presi. Questi qui, sappiamo che non sono la cosa più sana di questo mondo, però l'abbiamo preso. Questo è puro suino, perché volevamo fare la pizza, patatine, giusto le patatine. Quindi, perciò abbiamo preso due confezioni. Sì, dico abbiamo preso, ma ha preso per fare la pizza. Poi, oh, vabbè, gorgonzola DOP, questo qui pascoli italiani, è la seconda volta che lo riprende, quindi penso che sia buono. A me sapete che i formaggi in generale non mi piacciono così, oh. Poi ha preso una base per pizza. Noi, vabbè, la pizza la facciamo noi, però questa base per pizza per i Tremolini a volte le usa per fare, tipo una con Philadelphia, queste cose così, oh. Quindi l'ha presa. Tipo pure oggi ha fatto una specie di rotolo con salsiccia e provola. Poi
Dopo che i video così che ho la telecamera sul cavalletto sono anche più sfiziosi secondo me. Tremolini, vabbè, la piadina. Io invece ho la mia piarima, ancora la mia bellissima scorta che io mi regalò il supplement. In questo periodo mi ha salvato la vita. Vabbè, i pomodori. Due confezioni di mais dolce, che devo dire la verità, raga, questo mais di Delizia del Sole è buonissimo. Due confezioni, anche questo per la pizza. Ah, poi c'è anche un'altra confezione di questo qui, Tobias. Sì, penso che si pronuncia così, un'altra confezione. Ok, prima busta andata. Adesso vediamo cosa c'è nella terza busta. Ah, ho visto che ha preso anche una confezione di latte, sempre della Moessere, senza lattosio, molto buono quel latte lì, e anche una confezione di rotolo di carta igienica. Però vabbè, adesso faccio un po' di spazio e andiamo a vedere nella seconda busta cosa c'è. Non so neanche quanto ha speso, perché non c'è lo scontrino, non lo vedo. Allora ha preso la rucola, sempre della Bonduelle, che sapete che a me la rucola non piace. Ha preso, due confezioni di cornetti di mais gusto ricco. Cioè, raga, ve lo giuro che queste patatine sono uguali alle virtual, sono uguali. Sono della Mambo Kids. L'abbiamo anche provato in un video, se non sbaglio. Qualche challenge. E infatti due confezioni. Poi, il mio amatissimo albume con effetto sorpresa. Queste lenticchie sono buone, raga. Sono legumi e cereali, lenticchie piccole, buone, buone, buone. Poi mi ha preso quattro confezioni 9 maggio, ok? 4 brick di albume, quindi sto bene per un bel po'. Poi ha preso questi che sono delle sfoglie croccanti che, raga, devo dire la verità che sono buonissime. Della Tremolini, veramente molto buone. Poi anche questo tonno qui, ormai sapete che Ondina è l'amore mio per quanto riguarda il pesce di Eurospin. Quando è Ondina vado sul sicuro. E infatti ha preso una confezione da 4 per 80 grammi di tonno all'olio di oliva, anche questo molto buono. Ok, vabbè, c'è un volantino che non ci interessa. Ok, questa è l'ultima busta, vediamo il suo contenuto. Allora, zucchero, mi sembra di non vedere la farina perché ce l'abbiamo, quindi ha fatto bene a non prenderla. Zucchero della Dolciando, che è il stesso discorso facendo dolci, finito tutto lo zucchero. Quindi va preso. Oddio, quanto è bella questa pasta, l'ho sempre amata. Sono i gnocchetti sardi. Vedete così, però a pasta secca della Tremolini. Secondo me hanno riformulato, perché io ho sentito qualcosa della Tremolini sulla pasta fresca, quindi penso che hanno riformulato anche un po' le confezioni, non lo so. Poi ha preso due zucchine, eccole qui, un pezzo di pane, sì, un altro po' cade tutto. Poi ha preso due confezioni di panna da cucina, sempre della Pados Land, stesso discorso per fare la pizza panna mais e prosciutto cotto. Poi ha ripreso questo pane per hamburger che è buonissimo, raga, della Tremolini. Ve lo consiglio di prendere a volte la sera qualcosa di sfizioso, un po' di hamburger o un po' di petto di pollo con l'insalatina. È uno sfizietto bello che, vabbè, vi rientra tranquillamente nei macros perché alla fine è un pane, quindi tranquilli veramente. E come ultimo prodotto abbiamo un altro fior di latte. E quindi, raga, niente, questa è stata tutta la nostra spesa. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!